Pronto, direttore? Sì, ciao Gianni. Senti, io ho pensato di affidarti l'inchiesta su Berlinguer di cui discutevamo ieri in riunione. Tu ti sei già occupato di politica in passato, quindi non dovresti avere difficoltà. Ma io intanto la ringrazio, direttore, però come le ho detto anche ieri nella nostra discussione, insomma, io avrei qualche perplessità. Su Berlinguer a me sembra che si sia già detto tutto. E poi, con tutto rispetto, noi siamo una testata locale, insomma, che altro possiamo aggiungere? Ma forse proprio per questo possiamo evitare di parlare delle solite cose. Restringi il campo alla nostra regione. E dopotutto Berlinguer negli anni 70 è stato il capolista delle elezioni qui in Abruzzo. Mi sembra un buon punto di partenza, no? Sì, vabbè, capirai. Berlinguer era segretario generale, chissà quante volte ci è venuto qua in Abruzzo. Dai Gianni, comincia a lavorare così ti chiarisci le idee. Ah, mi raccomando, la videocamera. Direttore, buongiorno. Ho trovato un aggancio, come c'è il lavoro oggi. Giorgio, grazie per aver accettato il mio invito. Ciao Gianni, grazie a te, sono molto contento di fare questa cosa con voi. Ti ho chiesto di venire qui perché questa era la sede della Federazione del Partito Comunista. Sì, sì, praticamente al secondo piano di questo palazzo avevamo 4 appartamenti, 2 occupava la Federazione Provinciale di Pescara e 2 il Comitato Regionale, quindi tutto sul secondo piano. Mentre qui, piano terra, adesso c'è la fondazione che è deputata a raccogliere tutte le memorie, il materiale prodotto negli anni dalle sezioni del PC, dalle iniziative fatte politicamente, per conservarle, fanno tenere archivio, insomma, che conservi la nostra memoria. Se vieni ti faccio vedere dentro. Poi praticamente è il salone regionale del PC, dove si facevano le riunioni regionali, che poi è diventata la sede di Abruzzo Riforme. Qua non ti impressionare molto perché c'è sempre un po' di disordine, perché è una stanza d'archivio, quindi insomma la utilizziamo per fare questi lavori. E la sala di riunione? La sala di riunione sta di qua. Sì, praticamente questo era il salone, che prima era un po' più lungo perché non c'era quella parete e le attrezzature erano di legno. E qua c'è stato il primo incontro con Berlinguer quando no, era capolista? Nel 72 il primo incontro fu al salone che avevamo al secondo piano. E ci fu il comizio Piazza Salotto? Beh, certo, quello fu. Cioè, quella piazza. Aspetta, Giorgio, questo però me lo dice davanti alla telecamera accesa. Se per te fa sì, questo. Sì. Giorgio, allora cominciamo l'intervista, ti presenti, come ti chiami, quanti anni hai, che cosa fai adesso? Appena parte la camera, vedi la luce rossa, puoi cominciare. Io mi chiamo Giorgio Masciavecchio, sono nato all'Aquila il 23 gennaio del 1946. Io ho fatto il militante di base, poi per 5 anni sono stato anche membro del Comitato Federale della Federazione, e poi ho fatto il costruttore del partito, così si chiamano i termini che si usano, nella Val Pescara. Quelli non erano anni facili, c'era stato il tentativo di golpe di Borghese, i militanti del Partito Comunista dormivano fuori casa, c'erano le stragi neofasciste, erano appena nate le Brigate Rosse. Come organizzavate la sicurezza in questo clima di tensione? Nel 1972, elezioni politiche, Berlinguer era capolista in Abruzzo
e quindi i dirigenti del partito chiesero che venisse a fare una presenza. E lui è venuto nel il aprile, non mi ricordo se il 24 aprile 72, a fare il primo comizio. Il primo incontro è stato per questo motivo. E perché questo incontro? 9 aprile. 9 aprile, scusa. Perché la federazione chiese alla sezione di Vittorio di assicurare una macchina di vigilanza con 4-5 compagni scelti per fare questo lavoro. Noi avevamo anche il compito, sapendo quelli che venivano, di vedere il percorso che ci sarebbe stato inevitabilmente dall'uscita della casella, se ci stavano situazioni di lavori, di impedimenti. Si facevano le ispezioni agli alberghi che si prenotavano sempre delle situazioni, si individuava la camera per segretario, poi si occupava quella di sopra e quella di sotto per maggior sicurezza, si andava a vedere dove i compagni avevano posizionato i palchi, perché più di una volta è successo che abbiamo dovuto delle contromisure perché magari il parco era stato messo in un posto senza prevedere una via d'uscita, una via di fuga, diciamo. E la piazza era molto bella, poi lui alloggiava all'esplanata, quindi il percorso palco-esplanata facevamo a piedi, chiaramente organizzando anche i compagni che in questa fase dovevano vigilare il pezzo del trasporto, del tragitto, veniva coperto dai compagni della vigilanza, che erano i compagni che tiravano le sezioni, i militanti più fedeli, quelli più prestanti, insomma. Sì. No, sì, direttore, no, è fatto un incontro interessante. Sì, era l'addetto alla sicurezza di Berlinguer nei suoi spostamenti in Abruzzo. Sì, no, mi ha raccontato veramente tante cose interessanti, anche del comizio a Pescara nel 72, tanta gente, grande partecipazione. Effettivamente sì, mi ha un po' sorpreso perché il clima negli anni precedenti non era proprio favorevolissimo, insomma. Nel 70 c'erano stati disordini per il capoluogo di regione tra Pescara e L'Aquila, sì. E poi ci sono stati i moti del 71 all'Aquila. Sì, quello sì, il 26 febbraio del 71 ci furono disordini importanti, ma la sede del Partito Comunista fu l'unica proprio ad essere assaltata. Sì, se no i compagni si cercarono insomma di respingere l'assalto, ma poi alla fine dovettero cedere, quindi è stato particolarmente brutale. No, il segretario regionale non c'era in quei giorni lì all'Aquila. I dirigenti del Partito Comunista furono processati in conseguenza proprio di questo abbandono. Sì, esatto. No, ti ricordi bene.
Sì, quello, in quello stesso periodo ci furono i moti a... Sì, Catanzaro-Reggio Calabria. Beh, quelli erano un po' più organizzati, però erano anche belli più massicci, là c'era... C'è questo movimento fascista di Ciccio Franco, no? Il boia che monte. No, non la faccio una lezione di storia, no. No, mi ha un po' sorpreso il fatto che Berlinguer, sì, insomma, in conseguenza di mi aspettavo un cammino un po' più impervio, invece proprio fu da subito accolto con grande calore e entusiasmo. Beh, forse magari vedevano in lui un nuovo corso, non lo so. Va bene, dai. Va bene. Allora ti tengo aggiornato. Va bene. Ciao. Ciao, buon lavoro. Questa è la sede della Federazione del Partito Comunista dell'Aquila, via Paganica 3, è famosa, come se uno dicesse a Roma, via delle botteghe oscure. Io abitavo qui sopra da studente in via dei Lombardi e quindi mi trovavo spesso a passare qui, che era un luogo di aggregazione, di raccolta e di crescita, perché venendo da una famiglia di tradizione socialista, chiaramente le mie idee mi portavano verso quella direzione e qui avevo la possibilità di fare conoscenze, di accrescere le mie conoscenze personali e quindi di formarmi una coscienza politica. E vedemmo una colonna di fumo che saliva dalla città, da come si vede da casa, e scendemmo e vedemmo che stavano bruciando i copertoni di automobili lì ai quattro cantoni. C'era questa colonna di fumo nero, ci avvicinammo, c'erano curiosi, facinorosi che mettevano fuoco e seguimmo questa folla inconsciamente e assistemmo purtroppo all'assalto della sede del PSIUP, Partito di Unità Proletaria che c'era all'epoca, che venne completamente divelto, i servizi igienici, tutto. Poi seguimmo e fu distrutta anche la sede del Partito Liberale che stava in via Cavour. E il Partito Liberale, dico scherzosamente, aveva un mobilio pari ai voti che prendeva in Italia e quindi fu buttata al terzo piano una macchina da scrivere nera, Olivetti, quello fu tutto. Poi si concentrò tutto qui in Piazza Palazzo, dove c'era appunto la federazione del Partito Comunista, e qui assistemmo proprio alla
violenza, all'odio proprio verso questo partito. Le altre sedi nessuno pensò a difenderle, invece questa fu difesa e questa fece tutta la differenza. E quindi si scatenò tutta questa rabbia, una vera e propria rabbia, e fu distrutta la federazione dopo che fu forzata la porta d'ingresso. Quindi loro occuparono voi? Allora, c'erano dei carabinieri che stavano lì davanti al portone e che erano immobili, non reagivano, forse avevano ricevuto degli ordini. Addirittura ricordo che c'erano qualcuno con un'ascia che colpiva il portone, poi arrivò qualche ordine dall'alto, per cui un graduato dei carabinieri entrò e propose e disse, impose agli occupanti, che erano operai del Tartel, ma militanti, di uscire, perché loro si erano barricati dentro, di uscire. La famosa telefonata di Paietta, che telefonò, che diceva, si informò, insomma, non mi ricordo con chi adesso, dei dirigenti, e gli disse: hanno assaltato la federazione, quanti morti ci sono? Veramente nessuno se ne usci. Ci si aspettava che i comunisti su queste cose fossero assolutamente intransigenti. Alla fine questi uscirono dal portone, ricordo perfettamente perché stavo lì vicino, gli sputi della gente verso i dirigenti, militanti, eccetera, quindi furono allontanati e poi si scatenarono i vandali proprio. E poi all'interno fu distrutto tutto, buttate documenti, tessere, cose importanti per un partito. Roba che ti piangeva il cuore per chi in quell'idea ci credeva. Venni la sera con mio padre a vedere e c'era questo salone, il salone Gramsci, dove si facevano le assemblee, le riunioni, con un grande falò al centro e degli energumeni, te lo posso dire, fascisti perché li conoscevo, erano dei commercianti aquilani che fumavano tranquillamente in questo salone pieno di macerie, di fuochi, eccetera. E qui a Piazza Duomo ci fu nel 72 il comizio di Berlinguer. Sì, nel giugno del 72 per le elezioni politiche che cominciarono a vedere una crescita esponenziale del Partito Comunista, il palco stava lì davanti al Duomo e quindi c'era un mare di persone, perché di militanti, perché avere la presenza del segretario del Partito Comunista, del segretario generale del Partito Comunista, poi una figura come Enrico Berlinguer, non era una cosa di tutti i giorni. Hai qualche ricordo particolare proprio di Berlinguer? Sì, quella, un ricordo emozionante, perché dopo la fine del comizio pensavamo che Berlinguer ripartisse per Roma, invece alcuni compagni dicono: sapete, Enrico Berlinguer mangia alla mensa del popolo e sta qui a Via Sassa. Per cui andammo lì. E la fortuna ci assistette, perché ci andammo a sedere al tavolo dove stava proprio lui, quindi proprio di fronte. E più che mangiare pensavamo a fargli delle domande. E lui seguiva le nostre domande con attenzione, una riflessione particolare, così pensieroso, con la Turmac in mano, la Turmac e le sigarette che fumava lui col pacchetto rosso, e dava queste risposte. Per noi fu un'emozione. A 22 anni è come per un giorno di oggi che si emoziona sentendo i Maneskin. No. Papà, ho fatto il caffè. Sono ore che sei chiuso qui. Poggio qui? Sì, grazie. No. Non ho messo lo zucchero. No, va bene, Amaro. Una bella pausa, mi ci voleva. Grazie. No. Ma chi è Proietti? Stai lavorando a un articolo su di lui? No. Questo è uno spot che Proietti fece nel 1974 per il no all'abrogazione della legge sul divorzio. C'era il referendum. No. Io sto lavorando al rapporto di Berlinguer con l'Abruzzo. Ma come abrogazione della legge sul divorzio? Vuol dire che c'era già e qualcuno lo voleva cancellare?
Quelli erano tempi ancora cupi. Nel 1974 in Italia c'era ancora il delitto d'onore e il matrimonio riparatore. Pensa che furono abrogati nel 1981. Ma dai, è incredibile questa cosa. Già. Sembrano passati secoli, invece è passato così poco tempo. Sì, ma cosa c'entra il divorzio con Berlinguer? Cittadini che mi ascoltate, il Partito Comunista Italiano vi invita a votare no sulla scheda del referendum che si terrà il 12 maggio. Nei vertici del PC c'era molta preoccupazione e soprattutto nel segretario del PC, Berlinguer. Era molto preoccupato, noi lo verificammo direttamente a Chieti, quando Berlinguer venne a fare un comizio partecipatissimo per Chieti, c'era tanta gente. E, però lui dopo il comizio espresse questo timore. Per quanto riguarda Chieti, in quel momento che venne Berlinguer, il partito era già tutto mobilitato per combattere in quel referendum, per far vincere il no. No. E difatti noi avevamo organizzato un gruppo di donne che ogni pomeriggio usciva dalla federazione con il materiale di cui potevamo disporre, che c'era stato mandato dalla direzione del partito, e girarono per le case. Eravamo 10-12 persone, c'erano anche qualche ragazzo, se no tutte femmine, tutte donne eravamo. E facevamo un percorso. Ci dividiamo zona per zona. Abbiamo fatto prima tutto il centro, poi abbiamo cominciato con le campagne, cioè distribuiamo questi volantini, e però si toc toc alle porte, ogni porta di palazzo, qualcuno magari non ci apriva, ci si tornava il pomeriggio del giorno dopo, eccetera, eccetera. Berlinguer invitava a fare la campagna, fu quella dove credo sia la prima volta che disse casa per casa, perché poi fu un termine utilizzato più volte, no? E noi la facemmo effettivamente casa per casa, quella campagna. Berlinguer era preoccupato più che altro per i rapporti e per il modo, per il tipo di reazione che poteva avere la DC e il mondo cattolico nel suo complesso. Me lo ricordo come, ecco, come una cosa bella, bella, perché un grande movimento, anche perché all'inizio partimmo che pensavamo di perdere. Le donne, soprattutto in campagna, erano molto restive a parlarne, anche se si trovava sempre qualcuno che diceva che era giusto, perché magari aveva avuto un'esperienza in famiglia di queste cose. In città erano più disponibili a parlarne. Però alla fine, siccome erano cattolici, le famiglie, bisogna tenerli strette le famiglie perché altrimenti i figli, eccetera, eccetera. Però tutto sommato è andato molto bene a Chieti, perché per come è radicato al cattolicesimo, eccetera, eccetera, in effetti è andato molto bene. E ci sono stati molti episodi dove raccontavano loro dell'esperienza, che i mariti se ne erano andati all'estero, per esempio, e non erano più tornati, poi alla fine hanno saputo che si era fatta un'altra famiglia e loro erano rimasti solo a Chieti con dei bambini. Giravo sti paesini, trovavo ste donne anziane che mi facevano: dai ragazzi, forza, guarda, dai, dai. Allora dicevo, forse allora stiamo incrociando il sentimento popolare, no? Ci aprivano e ci sentivano e annuivano i nostri, tutte annuivano e ci sorridevano. Non è che esprimessero il voto, però eravamo porte aperte e sorrisi. E poi abbiamo visto i risultati, perché quando è venuto Berlinguer a Chieti c'è stato Piazza San Giustino e tutte le vie, i vicoli, eccetera, pieno. Proprio per il corso, quando lui ha passeggiato per il corso la mattina, la gente c'era e ce la sentivamo che andava bene. Fu una festa incredibile, fu veramente una
questo riversarsi tutti fuori, tutti a Piazza Salotto, è stata un momento di grande gioia come allora la politica sapeva dare. Questo era, questa partecipazione dava, intanto nascevano amicizie, molta solidarietà e soprattutto gioia, gioia nel momento delle vittorie. Noi avemmo uno sviluppo del partito in quel momento, sia a Chieti che nel resto della provincia, insomma, no? Quindi una presenza soprattutto nel Sangro, anche perché nel Sangro si presentò un altro problema, che era quello della sangrochimica, che gli industriali, un gruppo di industriali capeggiati da americani, insomma, no? Volevano mettere alla foce del Sangro, volevano mettere, che avrebbe significato distruggere non solo il turismo, ma anche la bellezza di quella realtà. E il fatto che quella realtà era una realtà vocata a un'agricoltura sviluppata, avanzata, non era un'agricoltura di tempi andati, insomma, no, era un'agricoltura sviluppata che però avrebbe subito un colpo se si fosse piazzata la sangrochimica lì alle foci del Sangro, insomma, no? Noi conducemmo questa battaglia che poi abbiamo vinto perché riuscimmo a portare dalla parte nostra anche una parte della DC. Hai capito, Sofia? Quindi quelli erano tempi in cui le persone si mobilitavano, partecipavano e lo facevano non per un interesse personale, ma per un interesse comune. E i partiti erano capaci di mobilitare, erano capaci di creare partecipazione. Proprio come adesso. Beh, vabbè, magari adesso i partiti non sono capaci di mobilitare nessuno. Però voi, per temi come quello ambientale, scendete in piazza. Comunque, negli anni 70, qui in Abruzzo, volevano costruire un'industria petrolchimica in una zona dove c'erano grandi insediamenti agricoli. La zona è quella tra la Val di Sangro e Fosso Cese, hai capito? Dai, non sarebbe proprio possibile oggi. No, no, non ti preoccupare, che ci provano pure oggi. E comunque, il tema ambientale all'epoca non era sentito e lo sviluppo industriale era comunque quello. Infatti guarda che mondo ci avete lasciato. No, vabbè, però comunque anche allora riuscirono a capire che la tutela dell'ambiente era una priorità e che quindi insomma, in termini di costi sarebbero stati molto più alti dei benefici. E allora si mobilitarono e il Partito Comunista fu capace di mobilitare proprio le masse trasversalmente. E la fabbrica alla fine non fu costruita. Però il Partito Operaio che protesta contro la costruzione di una fabbrica che avrebbe portato sicuramente nuovi posti di lavoro non è un po' contraddittorio? Nella tenda rossa del gruppo dello Stato Maggiore che dirigeva questa lotta c'era un manifesto. Sì alla Fiat, no alla sangrochimica. Questo era lo spirito del movimento. Non era un movimento ruralista, cioè, era un movimento di straordinaria modernità che sapeva distinguere, sapeva dire no a certo, un certo tipo di sviluppo industriale, ma voleva un altro tipo di sviluppo nel convincimento che industria e agricoltura potessero convivere come in effetti convivono. E poi cominciamo a informarci di ciò che era avvenuto in Sicilia, in Sardegna, nelle aree in cui c'erano state queste insediamenti petrolchimiche e cominciamo a portare il problema non solo verso l'agricoltura ma anche la salute. Inoltre questo insediamento lo volevano fare nei pressi del mare e quindi anche il turismo, per cui la lotta diventò più articolata, turismo, salute, che era forse l'aspetto più sentito. Il movimento del partito per la tutela dell'ambiente è diventato uno dei temi, diciamo, insieme a quelli per la difesa del lavoro. Sì, sì. Più sentiti. E senti, ma negli anni, poi in quegli anni si decise anche per la Sevel,
contemporaneamente alla lotta. Non era in contraddizione questa nascita? No, della... perché le lotte che noi facevamo, questo è l'aspetto positivo, sì, secondo me, di questa lotta che si è svolta nel sangue delle popolazioni, perché insieme alla lotta per dire no a questi insediamenti chimici, diciamo, petrolchimica e chimica fine, c'era la lotta per l'industrializzazione e soprattutto per l'insediamento Fiat. Se rifletto io, cioè, il Partito Comunista ha avuto un germe ambientalista da sempre, perché associava i contadini. Il contadino è ecologico per natura, insomma. La lotta in Val di Sangro, dove era molto forte la presenza contadina e anche organizzata, e di fronte all'idea di metterci la Sangro chimica, ci fu una rivolta straordinaria, insomma, no? Cioè, con una forza e un impegno che, insomma, venne notato a livello nazionale, insomma, tant'è che si bloccò quel progetto, insomma. Tutto il territorio abruzzese e della provincia di Chieti in modo particolare risentite quella cosa. Se queste cose le vediamo con gli occhi di oggi, vediamo che sia quella della Sangro chimica che quella della Romandas furono battaglie, diciamo, ambientaliste alla luce dei fatti, che però disegnarono e resero possibile uno sviluppo fortissimo su un altro settore, quello dell'industrializzazione metalmeccanica e non solo. Oggi la Val di Sangro è forse il motore dell'Abruzzo per quanto riguarda la produzione e l'esportazione di furgoni, ma non so, c'è un indotto. L'Abruzzo era una regione che stava facendo passi da gigante sul terreno della industrializzazione. C'erano grandi nuclei operai e una diffusa presenza di piccole e medie imprese che davano all'Abruzzo una forte connotazione nel campo industriale. Il segretario di Berlinguer fu di stare da noi per un giorno e mezzo. Quindi noi organizzammo una manifestazione a Chieti Scalo presso la sezione che era Chieti Scalo a quei tempi ancora una grossa realtà operaia. E quindi dove c'erano ferventi e fu una grossa manifestazione al chiuso dentro la sezione che era molto grande, fu molto partecipata. E il 5 iniziative il giorno successivo perché c'erano alcuni impegni elettorali che coprimmo con una presenza. In particolare San Salvo, ma anche Archi. E nel tragitto ci fu un passaggio ad Atessa, importantissimo perché Atessa in quel momento era il centro di una serie di iniziative che coinvolgevano tutta la Val di Sangro. A Paglieta, che era stata protagonista nella fase precedente dello sviluppo di quella zona, a Tornareccio, che era un comune che si trovava lungo la strada e che quindi il sindaco ci chiese di far fermare il segretario in sezione per un saluto, e ad Archi, che era un comune dove si votava. Quindi, come puoi immaginare, insomma, l'organizzazione non era semplice. Berlinguer l'avevamo invitato per la campagna elettorale dell'81. Lui ci scrisse che non era possibile perché la campagna elettorale era impegnata in grandi centri, e quindi venne l'anno successivo. Vabbè, intanto lui era un personaggio straordinario, insomma, no? Cioè, contrariamente a quello che appariva e di come veniva descritto, no? Non era una persona severo, diciamo, era una persona, diciamo, affabile, però molto attento, voleva sempre curioso sapere le cose, insomma. Lui ascoltava molto e soprattutto poi rifaceva le domande, ma non superficialmente, sono qui e questi sono qui tanto per... No. A era noi informato. A noi ha dato l'impressione, era così, che si calava nella problematica di quello che noi stavamo dicendo. Mentre stavo facendo questo ragionamento, alzo gli occhi e vedo su un balcone il gota della Democrazia Cristiana, che giustamente stavo sentendo il comizio di Berlinguer, non è una cosa che capitava tutti i giorni.
E allora io mi faccio prendere la mano, come si dice, abbandono il testo e dico, dice, però, dice, caro compagno Berlinguer, devi sapere che noi siamo più bravi, più onesti, più, insomma, tutta una serie di più dei democristiani. No? Io con la coda degli occhi, vedi, c'è una foto su queste, che lui tira fuori, lui scrive che la penna a becco, tira fuori questa penna e si prende l'appunto sul testo. Aspettavo il comizio, suo, naturalmente, politica internazionale, nazionale. Poi a un certo punto, prima di concludere, dici, prendo atto con soddisfazione di quello che dice compagno Mariotti, che noi siamo più... E io condivido che noi siamo, insomma, più seri. Però dici, vorrei suggerire che per vincere bisogna prendere anche più voti. Che non risparmiamo a niente, insomma. Sono bravi ragazzi, possono crescere, però non vincete. Non glielo dite adesso prima della lezione, perché sennò si blocca tutto. E in effetti così fu. No, non senza che... Cioè, aveva capito che c'era un bel fermento, sì, ma che non era sufficiente. Non eravamo pronti, insomma. E questo è l'82, novembre 85, stravincemmo. Beh, quindi insomma, è arrivato poi quindi il momento. Siamo arrivati. Quindi è stato comunque benaugurante. E nel frattempo lui disse, voglio incoraggiare questi ragazzi, e diede un contributo, denaro, non sai il partito, per costruire una sede. Dice, voi avete bisogno di una sede adeguata. Insomma. E noi poi abbiamo fatto questo, cioè, non solo con quei soldi lì. Questa cosa se la mise in mente il sindaco di Bussi, Camillo Scipione, che era un mastino, e la pose al segretario di federazione, che era Santi Rocco. Gli disse, scusa, mo stasera devo fare il comizio all'Agra, per Bussi ci passa, perché no? Lui partì per la Vallata del Pescara, chiede e diceva, falla stasera il compagno Enrico Berlinguer parlerà a Bussi. E questa era una frega di genere là. E niente, quindi passammo, arrivammo là, questi... non ha detto manco piglio, anzi gli è piaciuto proprio, perché poi questo paese, l'anno dopo, credo, ma non me lo ricordo, forse gli fece un bel biglietto di in bocca al lupo per le elezioni amministrative, insomma, non, lui si prestava, era una persona molto a modo, non era scortese con nessuno. Lui partiva in congetto, se i compagni ti chiedono questo vuol dire che gli serve. Tanto la sua domanda mi dà l'occasione di precisare che il compromesso storico non è soltanto una proposta di governo e tanto meno che una proposta di governo che si rivolga soltanto alla democrazia cristiana. Il compromesso storico l'abbiamo sempre presentato e io continuo a insistere su questo punto perché persistono delle deformazioni e delle incomprensioni. Progetto di lunga lena per la trasformazione della società italiana e come un progetto che deve coinvolgere l'azione e l'impegno di tutte le principali correnti popolari, quindi non solo i comunisti, non solo le correnti progressiste del mondo cattolico, ma il Partito Socialista e altre forze democratiche di tipo intermedio che intendano collaborare alla realizzazione di questo progetto. Noi intendiamo anche realizzare una collaborazione con la democrazia cristiana, in quanto la democrazia cristiana rappresenta una grossa parte della cittadina. Allora, la cosa andò in questa maniera. Pasqua venne quell'anno intorno al 20 di aprile. Immediatamente la settimana successiva
era già sicuro che ci sarebbero state le elezioni anticipate, e a Roma ci fu una riunione organizzativa dei segretari di federazione, e andò il nostro segretario di allora, Giovanni Santilli, andò a Roma e lì incontrò Renzo Trivelli, che era stato il segretario regionale qui in Abruzzo ed era diventato membro della segreteria nazionale del partito. E Renzo Trivelli disse: ah, quest'anno noi organizzeremo una campagna elettorale completamente diversa, perché è giusto non fare i soliti comizi sul palco in cui parla una sola persona, ma dialogare con il pubblico, perché il pubblico è maturato, è pronto a queste cose, e quindi è giusto anche che un partito come il nostro faccia questa scelta. Gli dissero a Sadil: te la senti di organizzare una cosa del genere ad Avezzano? La piazza di Risorgimento di Avezzano, piena zeppa, non si era mai vista. Lui arrivò, fu preso proprio di peso e collocato sul palco. A quel punto io salii sulle scale della cattedrale, guardai la piazza. Fu un'emozione indescrivibile, perché non avrei mai pensato una cosa di quel tipo. Perché la cosa così veramente non si era mai fatta. E io stavo sul palco dietro e c'avevi un colpo d'occhio veramente stupendo con l'affare. Con la... Perché non lo aveva niente, che praticamente chi voleva fare delle domande le scriveva, portava giù al palco, c'era un compagno che le ritirava, sopra le leggeva qualcuno, e per avere, cioè per non ripetere magari sempre gli stessi argomenti, si faceva una selezione dell'argomento e praticamente quello ci prendeva, stava la cosa, signor Taldedà chiede a, e lui rispondeva e faceva due o tre risposte, due o tre domande si faceva e poi rispondeva, insomma, no? Eppure lui piacque molto questa questione, perché fu una cosa molto partecipata, poi la gente sta ancora più attenta che di un comizio magari. Adesso, riflettendo su Berlinguer di quel pomeriggio, lì venne fuori tutti i pregi e anche qualche difetto di Berlinguer. Faccio un esempio: la capacità di Berlinguer di galvanizzare il popolo comunista, cioè usare le parole giuste, quelle che ci volevano, per fare in modo che scattasse dentro ognuno di noi che stava lì presente una specie di rivendicazione di partito, di militanza e tutto. E su questo era bravissimo. In un momento in cui, ecco, non aveva davanti, non so, 20.000 persone che potevano stare in quella piazza, ma aveva davanti degli amici, delle persone con cui spiegare con la sua civiltà, con il senso della, ecco, della misura, della civiltà che lui ha sempre avuto e che usava, rispondeva a queste domande. Sembrava che lo facesse anche con piacere, mai indispettito, mai, insomma. Quindi io percepivo questo, insomma, della... Quindi diventava una specie di virtù la sua, in qualche modo, perché riusciva a trasformare quello che era una piazza, un audience di un comizio, in un incontro fra persone che dialogavano su questioni importanti, però dialogavano con un rapporto, ecco, quasi amicale, diciamo così. Alla fine degli anni 70 qui in Abruzzo c'è questo esperimento del comizio dialogato, del botta e risposta, e ci fu un esempio di questa formula ad Avezzano e anche qui al Sulmona, credo nel 79. Che ricordo hai? Un ricordo molto bello, innanzitutto nel vedere quella piazza piena e gremita come non è mai stata per un'iniziativa politica. Solo la Madonna che scappa in piazza riempie la piazza così. E soprattutto tutta quella gente che era lì non solo per ascoltare Berlinguer, ma per ascoltare le domande alle quali lui
rispondeva, quindi era qualcuno che si incontrava con la gente. Fu un successo straordinario, oltre all'emozione, insomma, ma soprattutto perché era partecipata anche da gente non comunista, neanche elettori del partito. Molte domande vennero da gente che non era neanche comunista, quindi fu un successo straordinario, una bellissima esperienza, oltre che un ricordo, ovviamente, emotivamente, insomma. Quando è arrivato Berlinguer qua all'ACE, eravamo in tantissimi, proprio tanti dentro la sala mensa. E il fatto di stare vicino a Berlinguer e vicino a Tatò e fargli il discorso, per me è stata una cosa meravigliosa. E soprattutto l'esempio di come la multinazionale Siemens Elettra intenda modificare la strategia del gruppo in Italia, licenziando 350 lavoratori e declassando lo stabilimento di Sulmona da polo produttivo a semplice magazzino e centro di commercializzazione. Contro questo piano i lavoratori dell'ACE si stanno battendo da mesi, ma sanno perfettamente che senza l'intervento del governo italiano non possono opporsi ad armi pari alla Siemens. Berlinguer, la sua presenza, dette un contributo, fu di per sé la sua presenza un contributo straordinario, oltre al suo impegno poi quanto parlamentare, impegno del suo partito, questa storia. Perché noi dovevamo elevare il livello di confronto con l'azienda o di scontro con l'azienda. Ritengo che sia dovere del dirigente di un partito che ha una larga composizione operaia, una larga presenza operaia nelle proprie file, conoscere più direttamente i problemi, i sentimenti, gli orientamenti dei lavoratori. E poi anche lì si ripetette non il comizio di Berlinguer in famiglia. Lui venne lì per ascoltare i lavoratori, anche lì ci furono 7-8 lavoratori che fecero domande e lui con calma rispose a queste domande. Una in particolare, per l'incontro delle cose che tu mi chiedevi, ci fu un lavoratore, un tecnico, una persona insomma abbastanza per bene, che non era un comunista, non era forse neanche di sinistra, che chiese a Berlinguer se lei dovesse scegliere fra gli interessi elettorali del suo partito e la difesa di questi posti di lavoro, cosa sceglierebbe se fossero, se trattasse di fare una scelta o l'uno o l'altro? Certamente salvare la fabbrica, disse. E questa fu una cosa bellissima, ma proprio perché era un contatto umano proprio all'altezza di uomo, capito? Proprio bellissimo è stato. Poi quando lui è andato via, tutti quanti ad applaudire, tutti quanti, ma poi è stato veramente bello perché Berlinguer è stato uno dei, ripeto, degli ultimi segretari del PC che a me è rimasto nel cuore proprio, perché era umano, hanno parlato parecchi altri lavoratori, ma tutti chiedendogli cose, diciamo, umane, cose che riguardavano la fabbrica e che lui rispondeva con una certa tranquillità e una certa calma, come se veramente ci avesse un contatto diretto con loro. Ma tu hai legato a Berlinguer anche una tua proprio vicenda sentimentale. Sì, sì. No, perché io quando venivo in fabbrica sapevo che mio marito, diciamo, allora era un ragazzo e faceva il segretario del PC al paese suo, a Molina Terme. Allora io quando entravo lo vedevo sempre con questa dell'unità e allora quando è arrivato dopo Berlinguer stavamo qua dentro la sala così e lui mi disse a me: io non sapevo che tu eri del PC. Dico: come non lo sapevi? Io ti vedevo sempre con l'unità in mano. E allora lui mi fa, dopo un po' di tempo così ci siamo fidanzati e ci siamo sposati. Ah, quindi insomma è nato l'amore. Proprio insomma, l'amore con l'unità. E con la venuta di Berlinguer. Che storia. Sembra un film, anche un po' sdolcinato. Sembra, perché non sei abituato a storie simili. In quegli anni lì, cioè, la politica era vissuta con intensità. E se eri un militante diventava totalizzante. E non era raro che il pubblico e il privato si mescolassero. Non lo riesco a spiegare, ma era un altro mondo, Sofì. Sì, infatti. Era proprio un altro mondo.
Gianni, allora nel 1981 qui ci fu il 31 maggio. Il 31 maggio. Eravamo in piena campagna, elettorale, quindi molto importante. Giulianova era il comune più importante della provincia di Teramo dove si votava e quindi... Come ti ricordi? Ma guarda, fu una giornata per me ovviamente memorabile, perché io sono andato a prendere Berlinguer ad Ascoli, dove aveva fatto il comizio il giorno prima, si votava anche ad Ascoli, e quindi la mattina sono salito in macchina con lui, siamo venuti a Giulianova. Eravamo io, Berlinguer e Tatò, e Berlinguer, come al solito, faceva le domande e cercava di capire, un metodo molto proficuo. Definimmo le questioni locali e poi lui chiese finalmente, visto che c'era tempo per il comizio, di fare due passi sul lungomare. C'era un bel sole come oggi e ci fu questa, proprio su questo lungomare, quindi ci fu questa combinazione che noi passeggiavamo e i compagni arrivavano, la gente arrivava, molti con le bandiere, c'era un clima di entusiasmo. Come reagiva? Quindi lo vedevano e quindi andavano a salutarlo e quindi lui salutava. Salutava, con disponibilità. Ci fu un primo bagno di folla e devo dire che lui apprezzava, perché erano anni. Lui stava anche pensando a come sviluppare la politica italiana e a luglio dirà nell'intervista a Scalfari, porrà la questione morale. Quindi quando io dissi, introducendo il comizio, che la Democrazia Cristiana, che a Giulianova aveva candidato un chirurgo capolista, io dissi che neanche una lista di 30 chirurghi poteva rifare il volto alla Democrazia Cristiana, lui si mise a ridere e poi apprezzò, perché evidentemente si trovava una sintonia con quello che andava, maturando. La cosa simpatica fu quando, dopo il comizio, ovviamente con il successo di pubblico, le ovazioni, gli applausi, lui mi disse, quando è ripartito, mi chiese di accompagnarlo fino all'autostrada, quindi sono salito in macchina con lui fino all'autostrada e vidi in quel momento un Berlinguer che si scioglieva, perché finalmente i doveri erano stati assolti e quindi si rilassava. C'era la radio accesa, era domenica e quindi c'era tutto il calcio minuto per minuto, c'erano i risultati. Lui chiese al suo autista come sono andate le partite. Poi, essendoci io, mi disse: ma a te piace il calcio? Io dissi sì, ho anche giocato. E quindi in quel momento è venuta fuori la parte umana, anche lieve. Lieve, e ho capito perché lui aveva detto in un'intervista con Minoli, alla domanda che cosa ti fa male quando parlano di te, e lui dice che sono triste perché non è vero. Ma intanto mio padre, al di là di quello che si pensa, sorrideva spesso, soprattutto durante la, diciamo, durante la nostra vita privata. Gianni, a riflettori spenti, hai qualche ricordo privato, informale di Berlinguer, quella giornata? Ma guarda, quando abbiamo fatto la passeggiata sul lungomare, cioè che si era un attimo rilassato, tu vedi subito, cogli, no? Gli stai vicino, quindi cogli come guardava il mare, guardava queste barche, e quindi capisci che subito qual era la sua passione, come poi è venuto fuori poi quando... mi ricordo che al funerale di Berlinguer l'Unità pubblicò proprio addio con la foto di Berlinguer in barca, nella sua barca. La mattina lui volle uscire dall'albergo per farsi la camminata sulla spiaggia. E noi con lui e là ci stava un signore che pescava là, così, e lui si mise
cominciò a parlare con questo cristiano e si ingarrò in un discorso talmente incompetente, perché lui era un uomo di mare fondamentalmente. Lui quando andava alle strade scrittive tenia sto gozzo a remi, racconta Menichetti che se era per lui stava talmente sull'acqua. E con questo, oh, ma questo ci capisce, perché domande sulla pesca, che si pesca. Che lui si incazzava tremendamente se vedeva qualcuno di noi di fare una scortesia alla gente che lo voleva salutare. Al rapporto umano ci teneva tantissimo. Rappresentato nella iconografia generale come un uomo così freddo, distaccato, in realtà no. In realtà le volte che io ho avuto a che fare con lui, ogni volta ho trovato una persona di una grandissima umanità e di una grandissima empatia proprio, no? Entrava subito in contatto. Una persona carismatica, ma su concreta, una persona per bene, una persona che ti dà tranquillità, una persona che non parla per mai per insegnarti qualcosa, capito? Ti parla perché lo sente e non devo fare male lezione, insomma, non si può mai ergere. Ecco. Il suo essere schivo era un fatto fisico. Berlinguer dava il passo non solo alle donne ma anche agli altri quando lo si incrociava nei corridoi piccoli. Cioè lui aveva questa capacità di parlare e di farci capire che cosa voleva dire. Un uomo serio che però quando sorrideva aveva questo sorriso dolce, questo sorriso che in qualche maniera accoglieva tutti e riusciva quindi con questa sua capacità. Io adesso, insomma, dopo tanti anni, lo chiamerei un migliorista rivoluzionario, perché lui in fondo fu quello che ci portò ad accettare il capitalismo, no? Ma nello stesso, però nello stesso tempo aveva sempre questa capacità di visione larga, no? Sulle grandi questioni ideali. Lui non dimenticava mai di mettere insieme la strategia, ma più che altro i valori, l'idealità, con poi l'avanzamento sulle piccole cose, che è tipico dei miglioristi. Si poteva essere comunisti a testa alta, da persone perfettamente inserite in questa società e legate quindi anche ai valori, se volete, ma comunisti. Non si poteva fare con Berlinguer. Eravamo convinti che eravamo migliori degli altri, perché noi non eravamo corrotti, non eravamo, avevamo interessi personali da coltivare, eravamo migliori, eravamo diversi, ecco la diversità comunista. Lui era bravissimo quando aveva di fronte le folle, quando aveva di fronte il Comitato Centrale, ma credo che nei piccoli gruppi gli venisse fuori la timidezza sarda, credo. Era la timidezza che quello che a me colpiva di più. Ecco, non aveva la sua presenza scenica, perché aveva una forte presenza scenica e capacità di fascinazione, era su un palco quando parlava. Quindi lui ha avuto un ruolo che in qualche modo ha umanizzato molto di più quello che era il PC quando c'era ancora Togliatti, insomma, no? Quindi l'ha reso più appetibile, più, accettabile. Noi ci chiamavano i ragazzi di Berlinguer, no? Perché è stato il momento in cui tutti siamo entrati in quel partito. Io ricordo sempre l'immagine di questo uomo piccolo, piccoletto di statura, gracilino, che parlava a Mosca e dietro tutti i burocrati da Suslov, questi Brezhnev che ti mettevano terrore, insomma. Berlinguer è soprattutto l'idea della moralità della politica. Thank you.
Direttore, buonasera. Disturbo? Ma figurati, dimmi tutto. No, no, era solo per dirti che ho finito il lavoro su Berlinguer. Effettivamente c'era tanto da dire. Veramente ho incontrato tante persone che mi hanno raccontato anche tante storie interessanti. È stato un bel lavoro denso. E ora sto cercando di rimettere insieme un po' i pezzi e soprattutto sto cercando di organizzare una conclusione un po' adeguata. E, a proposito, mi piacerebbe concludere con una cosa un po' strana, insomma, un momento in cui Berlinguer in Abruzzo non è venuto. Ma scusa, tu hai fatto un'inchiesta tutta centrata sulle presenze di Berlinguer in Abruzzo e me la chiudi con un'assenza? Non capisco. No, mi riferisco al terremoto che ci fu in provincia dell'Aquila nel 1984. E lui fu invitato a venire anche insistentemente, ma decise di non venire perché di lì a poco ci sarebbero state le elezioni europee. Sì, ma... No, no, aspetta, aspetta. Aspetta che ti faccio sentire una cosa. Ci sarebbe di grande aiuto una tua visita nelle zone terremotate. Forse verrà Craxi. E Berlinguer ribatte. Mi impegno a venire, ma dopo il 17 giugno. Prima sembrerebbe una strumentalizzazione elettorale. Questo è il senso. Questa è l'etica di Berlinguer. Questo è l'uomo.